In vista della COP26 diamo il benvenuto a greenplanner.it Luciana Favaro e Mauro Mussin, European Climate Pact Ambassador. Buongiorno, benvenuti. Buongiorno. Buongiorno. Grazie. Luciana Favaro e Mauro Mussin, potete raccontarci velocemente cosa fate oltre a essere ambasciatori? Sì, certo. Parto io allora. Io vivo a Venezia, sono una normale cittadina, una ricercatrice, formatrice linguistica educativa e faccio parte appunto, sono stata nominata alla Commissione europea circa un anno fa come ambasciatrice del Patto per il Clima e Euclipa è una rete italiana degli ambasciatori del Patto europeo per il Clima, appunto nominati dalla Commissione. Mauro? Invece io mi sono iscritto tra gli ambasciatori come socio di Banca Etica del gruppo di iniziative territoriali di Milano nel tentativo di far vedere appunto che anche l'aspetto finanziario e l'aspetto economico sono decisivi per il tema del cambiamento climatico. Ecco, e a voi alla COP26 ci sarete? Andrete a Glasgow? Dunque, ci saremo in due modalità. Due nostri giovani ambasciatori, Daniele Guadagnolo e Chiara Suletti, saranno fisicamente a Glasgow, il primo come rappresentante dei giovani italiani scelti dal Ministero della Transizione Ecologica, la seconda è stata accreditata come osservatrice nelle negoziazioni sulla Convenzione Quadro sui cambiamenti climatici delle Nazioni Unite. Quindi grazie a loro avremo un filo diretto e la possibilità anche di ricevere dei feedback in tempo reale. La seconda modalità, è la partecipazione, al calendario della COP26 con due, side event, due eventi collaterali portati avanti dalla nostra ambasciatrice Cinzia De Marzo, che appunto ha organizzato un evento a Caserta e uno a Udine sul tema del turismo e dell'agricoltura sostenibile che verranno trasmesse in streaming durante la COP26. Nel frattempo vedo che voi il 4 novembre avete anche un interessantissimo convegno in tema di cambiamento climatico e salute mentale. Quindi sul pezzo ci siete e mi piace ricordare che una nostra collaboratrice, Valeria Barbi, è una vostra collega ambasciatrice. Benissimo. Esattamente. Se devo parlare di COP26, che cosa vi preoccupa di più in questo momento? Ma da un punto di vista così proprio specifico, quello che ci preoccupa di più è che il famoso articolo 6, quello del mercato del carbonio, tanto per essere sintetici, possa essere effettivamente oggetto di un accordo a livello internazionale. Sappiamo che su questo ci sono degli scontri molto, molto forti, delle diversità di vedute molto forti e quindi siamo appunto proprio sul livello economico, cioè quanto costerà eventualmente fare questo accordo, quanto il prezzo del carbonio diventerà un elemento standard della nostra economia mondiale nel futuro. C'è poi un'altra preoccupazione in realtà più generale che è quella di contesto, cioè quale sarà l'atteggiamento che noi avremo nel considerare successo o una sconfitta la prossima COP26. C'è un po' il rischio che questo tema, che è stato chiamato un po' il discorso sul climate delay, possa diventare un tema condiviso, ovvero la preoccupazione che il tema dell'arrendersi o dell'enfatizzare gli ostacoli, di spingere verso una non trasformazione o il dire che è colpa di qualcun altro, siano poi tutte delle giustificazioni per non fare niente. Questo è già stato messo in luce da diversi scienziati, Michael Mann nel suo ultimo libro che è appena uscito in Italia lo dice molto bene, ma insomma dare la colpa a qualcun altro, a qualcos'altro è una preoccupazione molto, molto forte e in realtà la nostra azione come ambasciatori serve proprio ad evitare questo, a metterci in gioco e a spingere verso una vera trasformazione. Le lobby della non decarbonizzazione saranno molto, molto pronte ad attaccare e ci sarà bisogno proprio di spiegare cosa sono le fake news e cosa invece sono le realtà. Siamo assolutamente d'accordo. Il nostro tema, quello di Green Planner, è quello che salvare il pianeta vuol dire salvare noi stessi. Oggi stesso siamo usciti con un articolo che dimostra come, tra l'altro, Glasgow è una città molto significativa, è la città
con i più tassi di più alti tassi di incidenza di cancro. Quindi noi siamo lì per salvare il pianeta, ma salvare anche noi stessi. Come la pensate voi? Sì, certo, indubbiamente è questo, anzi, il pianeta molto probabilmente continuerà a vivere. Ci sopravviverà, questo indubbiamente. Per quanto riguarda il discorso delle fake news e appunto poi degli oggettivi impegni che verranno presi dai governi, appunto il cambio di passo che ci aspettiamo da questa COP26 è che proprio finalmente si passi dagli impegni dichiarati ad azioni concrete e quindi anche a dei meccanismi di trasparenza con la possibilità di verificare che questi impegni vengano portati avanti dai governi, visto che molti di questi governi ancora sostengono economicamente le industrie fossili. Questo meccanismo di trasparenza aiuterebbe anche noi ambasciatori proprio anche ad includere maggiormente la società civile. Non so se Mauro voleva aggiungere qualcosa. Sì, volevo semplicemente aggiungere che non abbiamo un'alternativa, cioè quello che si legge ogni tanto, no Planet B, effettivamente è vero, non è nota l'esistenza di esseri umani su nessun altro pianeta se non sulla Terra, quindi se vogliamo continuare a esistere, dobbiamo continuare ad esistere su questa Terra. Questo vuol dire però che è un aspetto importante, che noi siamo, sulla stessa barca, ma condividiamo in realtà e dovremmo condividere una maggiore empatia per il genere umano e per l'essere umano. Questo ha un costo però, perché ha un costo nelle nostre azioni singole, comporta delle rinunce, comporta delle modifiche e noi non siamo, soprattutto in Occidente, non siamo molto proni condividiamo questa attività, per cui non siamo molto contenti di fare delle rinunce. Ecco, invece per me questa empatia, questa convinzione di essere tutti nella stessa barca dovrebbe costringerci un po' a fare un passo in più. E che tutto dipende da noi. Sono d'accordo. Luciana, Mauro, io vi ringrazio molto. Seguiremo con voi la COP26 e poi magari ci ritroviamo per tirare delle somme, spero il più possibile positive. Grazie. Se posso aggiungere una cosa, volevo cogliere l'occasione per dire che qualunque cittadino europeo può diventare ambasciatore del Patto per il Clima. E quindi diventare anche attivo in questo senso. Basta su qualsiasi browser scrivere come diventare ambasciatore EU e così partecipare alle prossime selezioni. Quindi ognuno può dire io ci sono con quest'idea. Certo. Perfetto, benissimo. Assolutamente spero sì. Spero e sono sicura che i nostri lettori coglieranno questo vostro invito. Grazie. Grazie. A presto. Arrivederci.